Bentornati a TG2 Costume Società, la storia di un brevetto italiano tra i giganti della tecnologia in California e un sito per studenti a caccia di appunti online. Vediamo con Laura Sansavini. Da un'idea di successo nata tra i banchi di un liceo romano alla storia di chi, partendo da Bari con una laurea da avvocato, ha sfondato in California, regno dell'information technology. La società che avevo creato, che valeva $12 nel momento in cui l'avevo creato, adesso è una società per azioni anche quotata in borsa, con diversi dipendenti. Quello che facciamo, noi sviluppiamo software. Agostino è l'inventore di un social network dove chiunque, ad esempio, può organizzare un corso di cucina o assistere a un concerto da camera. Tutto in diretta. Ma il motivo per cui Google lo ha inserito nella classifica dei 100 migliori inventori è un brevetto, oggi utilizzato sugli smartphone e i tablet. Foto, video e altri contenuti vengono condivisi tra i vari dispositivi, sempre a disposizione e senza occupare spazio sulla memoria. Muovendosi all'interno di questi sistemi, vengono poi salvati su una memoria esterna dal dispositivo, dal device, quindi un iCloud. Ma le porte della Silicon Valley non si aprono subito. Agostino, nei primi anni a Los Angeles, si guadagna da vivere suonando ai matrimoni e nel frattempo prende una seconda laurea in ingegneria informatica. A distanza di 2-3 anni, quando oramai io non ci credevo più, e continuavo i miei studi, continuavo a lavorare, ed ero una persona, insomma, non era facile per niente andare avanti, dopo qualche anno mi arriva il brevetto. Mi arrivano i brevetti, veramente, che mi hanno cambiato completamente la vita. If I didn't tell her.